Di approfondire e di analizzare il Leviatano nella sua struttura, nei suoi contenuti, possiamo contestualizzare la figura di Hobbes da un punto di vista storico e da un punto di vista filosofico? Sì, Hobbes è praticamente come tutti i grandi filosofi: sviluppa la sua concezione originale congiungendo vari correnti del pensiero, della filosofia politica, correnti che si erano sviluppate eh, dall'inizio eh, dall della modernità in poi. La prima corrente naturalmente è quella di Machiavelli, cioè eh, una corrente basandosi sulla spregiudicata analisi della logica del potere. Hobbes, come Machiavelli, analizza non solo il potere, eh, nel senso delle categorie ehm, eh, che di solito ehm, si legavano al potere come ehm, la violenza, ehm, la forza, Hobbes riconosce che il potere è una categoria che si può applicare a tutte le relazioni intersoggettive, anche per esempio alla ricerca della verità in quanto è comunicata tra gli uomini. Hobbes è ossessionato dalla questione, non se una teoria è vera, ma a chi interessa che questa teoria sia vera. Questo è, in questo Hobbes è un padre della logica della modernità. Mentre un filosofo antico prima di tutto cerca di capire se una posizione è vera, Hobbes non è paragonabilmente interessato a questa questione quanto all'altra perché è interessante, perché è nell'interesse di qualcuno che si creda che questa teoria sia vera. Dunque, questa analisi del mondo sociale attraverso la categoria del potere è. Il primo grande contributo di Hobbes alla filosofia politica. Il secondo grande contributo che manca in Machiavelli è l'analisi del diritto. Quando si studia Machiavelli si rimane sorpresi dal fatto che, per Machiavelli, il fenomeno del politico non è legato al diritto. Machiavelli non aveva un'educazione giuridica e la sua conoscenza eh, della, um, del diritto è assai scarsa. Eh, nel Cinquecento c'è stato un altro grande filosofo che ha combinato il pensiero politico col pensiero giuridico e questo è Budino, Jean Baudin. E Jean Baudin ha introdotto nella filosofia politica una categoria che sarà assolutamente determinante anche per, im... per la impronta eh, teoretica eh, della, eh, della filosofia opsiana, cioè la categoria della sovranità. L'idea che lo Stato è quello che determina in ultima istanza ciò che è il diritto. E Hobbes combina... Questo interesse per l'essenza giuridica dello stato moderno con l'interesse per la logica del potere, ma non abbiamo ancora capito che cos'è l'originalità di Hobbes. Hobbes è profondamente influenzato dalla scienza moderna. Lui ha pubblicato eh, eh, il suo primo libro di filosofia politica, il De Cive, come la maggior parte delle opere importanti della filosofia moderna anonimamente. Quando questo libro venne pubblicato, Sorbier, che era una persona ben informata a Parigi, Credette che fosse un libro di Cartesio. Ciò dimostra l'affinità intellettuale tra Hobbes e i fondatori della scienza moderna. Hobbes stesso, che aveva un'educazione classica, uno dei suoi primi lavori, che l'ha reso noto, è stata la traduzione della, delle storie di Tucide. Infatti, Tucide non a caso può ehm, pretendere di essere uno dei primi che ha capito la logica del potere. Hobbes, che ha questa educazione umanistica, in verità. Odia l'antichità e lui spesso nelle sue opere, come tipico rappresentante della modernità, critica l'interesse che nel sistema educazionale del suo tempo si aveva verso ehm, i classici dell'antichità. Lui è affascinato dalla scienza moderna. Non è un caso che lui, nella sua gioventù, fosse l'amanuense di Bacone, il padre del programma dello stato scientifico-tecnologico. E lui scrive come... Fu estremamente colpito quando capì la struttura logica degli elementi di Euclide. Lui vide che in Euclide alcuni teoremi seguono da pochi assiomi. Mentre Machiavelli analizza vari casi storici e tenta di trovare alcune regole generali attraverso un'induzione, Hobbes ha il programma di dedurre il comportamento dell'uomo da alcuni assiomi generali. Cioè lui praticamente trasferisce la struttura della scienza moderna al mondo sociale. Dunque, l'interesse spregiudicato per il potere, la sensibilità per l'importanza del diritto nel muovere lo Stato moderno e il tentativo di trasferire la struttura scientifica assiomatica al, alle scienze sociali queste sono le tre grandi scoperte, queste sono le tre caratteristiche della filosofia politica di Hobbes che fanno di essa una delle imprese più grandiose dell'umanità. Grandiose anche nella sua limitatezza. Hobbes è una persona che assolutamente è sincera in quello che dice. È interessante se paragoniamo la personalità di Hobbes e di Locke. In un certo senso Locke è più importante di Hobbes per risolvere i problemi pratici. Hobbes non ha mai capito uno dei problemi di cui parleremo più tardi, che è centrale per il mondo moderno, la necessità di una divisione del potere. Ed è chiaro che se noi vogliamo affidarci a dei filosofi politici Responsabili per lo Stato, preferiremmo sempre Locke a Hobbes. Però Hobbes è più consistente di Locke. Hobbes parte da alcuni principi e da questi principi deduce con estrema chiarezza delle conseguenze che magari a noi sembrano sgradevoli ma che seguono dai principi. Mentre Locke assume gli stessi principi di Hobbes e arriva a conseguenze più vicine al buonsenso, ma che non seguono logicamente dalle premesse. Locke una mitigazione morale del potere, sebbene il punto di partenza in lui è anche un essere paragonabilmente egoista a quello di Hobbes, e qui vediamo una, un tratto importante della filosofia politica. Spesso i grandi pensatori politici sono pericolosi come politici, perché per loro la consistenza è più importante del buon senso. Mentre le persone che si fanno guidare dal buon senso non hanno una teoria così stringente e cogente come i pensatori politici di prim'ordine. Io credo che come pensatore politico Hobbes sia superiore a Locke. Ma se dobbiamo elaborare uno stato, dobbiamo più fidarci delle persone il cui buon senso li fa arrivare a delle conclusioni che non seguono dalle loro premesse, ma sono più vicini a ciò che è auspicabile. Locke sicuramente ha avuto un impatto maggiore sulla realtà politica. Locke è stato uno dei pochi filosofi che ha organizzato una rivoluzione la rivoluzione gloriosa è stata in parte organizzata da Locke, in ogni caso da Shaftesbury, di cui Locke era il segretario. Mentre Hobbes era una persona che non era in grado di dissimulare i propri intenti, non aveva il senso del compromesso, del tatto necessario per muoversi sull'arena politica, proprio per la sua schiettezza intellettuale. A Hobbes manca anche un'altra caratteristica che è fondamentale, per esempio, nella filosofia politica classica. Il filosofo politico classico capisce che la verità è molto complessa e che non tutti possono comprenderla. Perciò c'è questa tradizione dell'esoterismo nella filosofia politica antica. Non è un caso che eh, tra, i più grandi, tra le più grandi opere della filosofia politica classica ci sono la Repubblica e le leggi di Platone e di Cicerone che sono dialoghi. Dialoghi in cui non viene detto esplicitamente ciò che il pensatore pensa ma si tenta di avere un impatto sulla cultura, mentre Hobbes assolutamente non è in grado di nascondere i propri pensieri, è una delle persone più, se si vuole dire anche, popolane eh, del mondo moderno, gli manca questo senso aristocratico che bisogna essere in grado di comunicare su diversi livelli rivolgendosi a diversi pubblico, lui col re e col cittadino parla nello stessa maniera. E questo dà alla sua filosofia politica la estrema limpidezza e chiarezza. Lui stesso si gloria di questo, che scrive in maniera molto chiara. D'altra parte si può dire che proprio in ciò lui è un terribile semplificatore. Non capisce la necessità di vari discorsi, secondo i vari soggetti del discorso. E in questo è tipico, anche per l'illuminismo che verrà dopo di lui, che perde la capacità di mediare tra... La verità e le necessità sociali. Professore Esle, il Leviatano è probabilmente il libro più originale della filosofia politica moderna. Ecco, che cosa significa il Leviatano? Il Leviatano è, in um, Hobbes, um, il simbolo per quella istituzione che riesce a domare un altro mostro. Cioè il Behemoth. La, I due simboli centrali nella filosofia politica di Hobbes sono questi due mostri che vengono nominati nel libro di Giobbe, credo nel capitolo quarantesimo, e che rappresentano i due più grandi esseri, um, uh, uh, i più grandi animali che Dio ha creato sulla Terra, simbolo della espressione della sua potenza. È il Behemoth in uh, le, le Hobbes rappresenta la guerra civile ed infatti una delle sue ultime opere ha il titolo Behemoth ed è un'analisi delle cause e dello svolgimento della guerra eh, civile che ha sconvolto la Grande Bretagna eh, nella prima metà eh, del Seicento. Il Leviatano dunque è un altro mostro che riesce a domare la guerra civile, cioè lo Stato. Eh, interessante in, questo, eh, in questa simbologia è che ci vuole un mostro per domare un altro mostro che solo un'entità paragonabilmente mostruosa alla guerra civile è in grado di superarla. E questa entità è proprio lo Stato. Noi tutti conosciamo la copertina del Leviatano di Hobbes, eh, dove un essere colossale, um, eh, che, eh, con un essere colossale che ha in mano lo scettro e eh, i simboli eh, della, del potere, e questo essere è creato da piccoli uomini. Perché il Leviatano è un essere artificiale, è un essere um, uh, 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 che ha la sua base uh, nelle volontà coordinate uh, degli uomini. Uh, non è un caso che le due più grandi filosofie politiche dell'umanità, cioè quella di Platone e di Aristotele da una parte, quella di Hobbes e di Locke dall'altra parte, uh, si siano sviluppate poco dopo i compimenti della tragedia, prima di Platone e di Aristotele, abbiamo le grandi tragedie politiche di Eschilo, Sofocle e Euripide. Prima di Hobbes abbiamo Shakespeare, le cui eh, tragedie spesso volgono intorno a problemi eh, politici. Um, e ci sono ovvia, ovvie analogie tra la situazione del Seicento um, uh, in, in Gran Bretagna e la situazione che ha portato al concepimento della filosofia politica nell'antichità. Ma ci sono anche differenze, um, eh, delle quali tratteremo più a lungo dopo, che già appargono nel simbolo. Il filosofo re è un essere che è fondamentalmente guidato da una ragione che è dedicata alla scoperta dei valori supremi, delle leggi che determinano il mondo ideale. Il leviatano è un mostro, è un animale costituito di molti animali tra i quali non c'è una gerarchia, ma che sono in un certo senso assolutamente uguali. E perciò in questo cambio di simbolo si vede il cambio, ehm, eh, ehm, il, il cambio eh, delle categorie determinanti del pensiero politico. Non c'è più l'idea di una orientazione del politico verso la metafisica, ma una autonomia del politico che ha la mera funzione di superare la lite della guerra civile. Qual è l'argomento centrale del Leviatano e qual è, è il nesso che lega il Leviatano all'assolutismo, all allo Stato Assoluto? Incominciamo con la prima domanda. L'argomento di Hobbes è molto semplice. Il male peggiore è la guerra civile. La guerra civile non è, dice Hobbes, il risultato della cattiveria degli uomini. La guerra civile è il risultato inevitabile della pluralità di centri decisionali che hanno paura l'uno dell'altro. E gli uomini hanno paura l'uno dell'altro non solo per cattiveria, ma perché sentono minacciati. Se ognuno ha il diritto di usare la violenza, allora la lite è inevitabile e anche se non scoppia, c'è una guerra latente. Per evitare questa guerra latente ci vuole il monopolio della violenza. Il monopolio della violenza però è solo possibile se c'è un monopolio del diritto. Dunque, per evitare la guerra civile ci vuole un monopolio del diritto e un monopolio della, eh, della violenza. Questo monopolio del diritto e della violenza è lo Stato alla quale bisogna sottomettersi in ogni caso senza riflettere a lungo sul fatto se il diritto varato da questo Stato, è morale o no? Perché ogni tale riflessione cresce il rischio della guerra civile. Naturalmente si può dire che questa argomentazione legittima lo Stato assolutismo e lo Stato assolutista nella maniera più sfacciata, in quanto non permette una critica alle leggi dello Stato. Però bisogna vedere che Hobbes non argomenta necessariamente a favore dello Stato assolutista. Bisogna distinguere tra la filosofia politica di Hobbes e le sue opzioni politiche. Hobbes nel parere ci vuole un centro sovrano, ma se questo centro sovrano è un monarca o un'assemblea popolare, lui assolutamente lo lascia aperto. È vero che lui dice: Io preferisco un unico monarca, però la sua teoria della sovranità è compatibile anche con la democrazia. Anche lo Stato democratico moderno ha questa pretesa di sovranità di essere l'unico centro di potere. E infatti Hobbes si è comportato in maniera molto ambivalente. Lui è fuggito dopo, la, dopo che la guerra civile avesse, era scoppiata in Francia con la famiglia reale. Ma la pubblicazione del Leviatano non ha per niente fatto piacere alla famiglia reale, perché Hobbes non argomenta come i tradizionali legittimisti monarchici. Lui non dice il re e quello ehm, eh, la, la legittimità della monarchia dipende dalla volontà di Dio, dipende da atti procreativi che mantengono il sangue reale. Lui dice la legittimità dello Stato dipende dallo Stato che garantisce la pace interna. E ciò significa che se il regime che ha buttato giù la monarchia riesce ad instaurarsi esso è altrettanto legittimo come la monarchia? E infatti dopo alcuni anni Hobbes ritornò in Inghilterra sotto Cromwell e passò alcuni anni molto bene sotto la cura di Cromwell. Quando poi la famiglia reale ritornò, lui si riconciliò con la famiglia reale, per la quale aveva sempre una simpatia personale, e accettò con piacere la sottomissione ad essa. Ma l'argomentazione di Hobbes era frustrante e per i nemici della monarchia, che per i monarchici stessi, perché distruggeva e la fede legittimista dei monarchici, e l'idea dei democratici che un re che governasse in maniera non che non accettava i diritti fondamentali del popolo potesse essere destituito. Dunque Hobbes si sedeva fra tutte le sedie ed è un segno della sua grandezza che il suo pensiero politico diventò dominante in tutti gli Stati europei anche se al suo tempo si fece soprattutto molti nemici con questo pensiero. C'è un famoso adagio latino che Hobbes riprende e che possiamo dire è a fondamento un po' forse dell'antropologia di Hobbes, no? Homo, Homini, Lupus. Parliamo un po' di questa antropologia di Hobbes e in che cosa eventualmente essa si distingue sia da quella antica sia da quella cristiana. L'aspetto fondamentale dell'antropologia di Hobbes è la negazione di una gerarchia dell'ordine dell'anima. Nella filosofia platonica, nella filosofia politica di Platone, l'idea centrale è la omologia tra anima e Stato. Lo Stato deve, eh, i diversi, eh, diversi strati, le diverse classi dello Stato, corrispondono ai diversi strati dell'anima. In Platone ci sono tre parti dell'anima: la parte razionale, la virtù che corrisponde ad essa è la prudenza, la parte irascibile, la virtù che corrisponde ad essa è il coraggio, e la parte appetitiva, la virtù che corrisponde ad essa è la temperanza. L'uomo ideale è quello in cui la parte superiore dell'anima domina sulle altre. E la morale, per Platone, è prima di tutto un fenomeno soggettivo. L'uomo deve mettere in ordine la propria anima. Deve esserci la gerarchia della parte superiore dell'anima sulla parte inferiore. E lo stato ideale è quello in quale la classe consistente delle persone nelle quali la forza razionale domina, domina sulla classe consistente delle persone nelle quali le forze irascibili o le forze irascibili. Appetitive dominano. Questa è l'idea centrale di Platone. In Hobbes, l'idea di una gerarchia delle forze dell'anima sparisce completamente. Non è così che per Hobbes un desiderio sia migliore degli altri. Ci sono tantissimi desideri, anzi, l'uomo per lui è determinato proprio da una infinità di appetiti, proprio perché, come dice Hobbes, l'uomo è fame famelica futurus. È fame futura famelicos è affamato di una fame futura l'uomo, in quanto può pensare al futuro non solo brama il cibo per oggi, ma anche per domani, per dopo domani, e perciò c'è un, un corso verso la ricchezza e verso la potenza infinito che non ha un limite interno, mentre per i greci il limite interno dei nostri desideri è la felicità. Quando abbiamo raggiunto la felicità che consiste in una certa giusta ordine dell'anima, abbiamo raggiunto di quello che abbiamo bisogno. Hobbes ride dell'idea che possa esserci un fine ultimo. Non esiste un fine ultimo per lui, proprio perché non c'è un ordine dell'anima, una struttura che la, la quale dobbiamo raggiungere. Per lui la vita umana consiste nel desiderare qualcosa e se finissimo di desiderare, finiremmo di vivere. E proprio perciò i suoi esseri sono centri dinamici con interessi senza fine che competiscono uno tra l'altro. E che capiscono che è nel loro interesse limitare la competizione fra di essi in tale maniera che la guerra civile possa essere evitata. Perché il rischio della guerra civile, la morte, è tanto alto che è nell'interesse razionale di, ogn di ognuno di limitare la guerra. Hobbes, tu cui dice: Non abbiamo bisogno di nessuna morale per fondare lo Stato. Abbiamo bisogno che la gente capisca che è nel loro interesse razionale di evitare lo scoppio della guerra. Questo è il punto centrale eh, eh, Hobbesiano. Naturalmente, eh, Hobbes tenta di ridurre tutte le virtù morali che esistevano nell'antichità o anche nel cristianesimo all'istinto di autoconservazione. Mi, faccio dare un mi, faccio, eh, mi permette un esempio: sicuramente uno degli aspetti più grandiosi del cristianesimo è di riconoscere qualcosa di sublime nell'atto di perdono. Hobbes argomenta che il perdono è una virtù. Perché? Perché se uno perdona, se uno è capace di perdonare, diminuisce i conflitti e perciò diminuisce lo scoppio della guerra civile. Ma il perdono non ha più un valore intrinseco. Se uno perdona sul letto di morte, noi diciamo c'è qualcosa di moralmente valido in esso, anche se non scoppiano i conflitti. Mentre per Hobbes tutte le virtù servono soltanto all'evitazione eh, 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 della guerra civile. E questa ultimamente è l'autoconservazione. Naturalmente Hobbes ha dedicato un'enorme parte del suo Leviatano, il terzo e il quarto libro, alla, alla dimostrazione che la sua filosofia politica è compatibile con la cristianità. Ma è chiaro che c'è un interesse fondamentalmente politico nella dimostrazione della compatibilità della politica sua con la teologia cristiana. Io non credo che Hobbes sia un essere religioso. Lui accetta un concetto di Dio come prima causa. Ma se pensiamo che per il cristianesimo l'atto centrale è l'autosacrificio del Redentore e se vediamo che per Hobbes l'ultimo principio dell'etica è l'autoconservazione, vediamo com'è distante l'antropologia hobbesiana che non può spiegare mai perché uno sia in grado di sacrificare se stesso eh, dallo spirito del cristianesimo. Quali sono i problemi che si pongono a proposito delle argomentazioni di Hobbes? Il problema fondamentale è che Hobbes crede che l'egoismo razionale sia sufficiente per fondare lo Stato e io credo che questo sbaglia. Naturalmente noi dobbiamo capire perché Hobbes voleva fondare lo Stato solo sull'egoismo razionale, perché pensava che ogni tentativo di fondare lo Stato sulla morale, sulla religione, sulla metafisica doveva portare a delle lotte terribili che finivano nella guerra civile. Però Hobbes presuppone troppo. Lui crede che lo Stato è basato solamente sull'interesse individuale. Ora, la prima obiezione, è, per esempio, è che sulla posizione Hobbesiana non si può spiegare perché il cittadino in certi casi deve sacrificare la propria vita per lo Stato. Fatto Hobbes in, alla fine in un epilogo scritto dopo l'opera, tenta di giustificare perché i soldati hanno un dovere di lottare per lo Stato. È enorme problemi perché se l'ultimo scopo è l'autoconservazione, come mai non sarebbe più razionale sottomettersi a uno stato ehm, che ci attacca e che è più potente? Ma anche sotto in una situazione normale, Hobbes presume che noi dobbiamo preservare i patti. Pacta sunt servanda è la terza legge naturale. Ma perché? Se esistono situazioni dove è nel mio interesse di rompere un patto, perché non dovrei farlo? si potrebbe dire perché io do un brutto esempio ma se es le, co le conseguenze negative di questo brutto esempio sono dopo la mia morte perché devo occuparmene di esse dunque c'è infatti un gran la, la, la teoria politica di Hobbes presuppone pacta sunt servanda e c'è una grande lotta tra gli interpreti se questo principio è un principio categorico nel senso di Kant che cioè vale assolutamente o se è, bas se è basato sull'interesse particolare e io credo che tutte e due le interpretazioni dicono qualcosa di giusto Hobbes Vuole basare questo principio sull'interesse particolare, questo è il pathos della sua novità, però non ci riesce. E perciò, nel corso della sua opera, il principio pacta sunt servanda assume una dignità quasi kantiana. Però non è compatibile con l'antropologia di Hobbes. In più, l'altra grande obiezione contro Hobbes è: perché mai io devo sottomettermi al leviatano per evitare la guerra civile, se non ho la garanzia che il leviatano usi la sua potenza contro di me? Questa è l'obiezione di Locke. Locke dice, va bene, gli uomini avranno paura dei lupi, ma per paura dei lupi dovrebbero andare da un leone che è dieci volte più forte dei lupi? Non è molto razionale questo. Dunque, la sottomissione al Leviatano è solo accettabile se ci sono dei meccanismi che garantiscono che non ci sia un abuso di potere. Ed infatti, il miracolo dello Stato moderno consiste in avere combinato l'idea del monopolio della violenza e del diritto. Con l'idea della divisione del potere. E aver elaborato questo in concreto nelle costituzioni dello Stato moderno e nella riflessione teoretica è la ragione perché lo Stato moderno ha avuto tanto successo. Si dice che Hobbes sia uno dei legittimatori del capitalismo moderno, altri invece sostengono il contrario: che sia naturalmente uno dei grandi oppositori, proprio per l'importanza decisiva che gli da, conferisce al ruolo dello Stato. Come dobbiamo analizzare questa situazione? Tutto e due, tutto e due è giusto. Da una parte l'antropologia di Hobbes e le del capitalismo moderno. Hobbes chiaramente eh, insiste sul fatto, per esempio, che il lavoro è una merce come le altre e che la, il prezzo della merce viene fatto dal compratore e non dal venditore. In questo, lui praticamente anticipa la teoria neoclastica dei prezzi, mentre Locke svilupperà una teoria eh, del eh, valore-lavoro eh, che diventerà poi dominante nella. Economia classica di Smith, Riccardo e di Marx, mentre Hobbes è già molto più moderno. Lui dice: sono sempre i bisogni che fanno il prezzo. E anche, ripeto, il lavoro è una merce, è, è, è tra le altre. D'altra parte, è giusto che Hobbes ha una certa dignità del politico, in quanto per lui la funzione essenziale del politico è di evitare. La, 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 la guerra civile. Mentre per Locke la, 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 la funzione fondamentale dello Stato è di permettere l'accumulazione e di difendere la proprietà, in Hobbes c'è l'argomentazione che lo Stato deve evitare che gli uomini uccidano l'uno l'altro. E perciò sebbene i Hobbes e Locke siano liberali, in quanto lo Stato ha come ultimo scopo l'interesse razionale dell'individuo, in quanto lo Stato ha una legittimazione negativa, lui deve evitare un male, Hobbes dà una maggiore dignità allo Stato in quanto il male è maggiore. Hobbes dice: Noi dobbiamo evitare che gli uomini si uccidano l'uno l'altro. Hobbes dice: Dobbiamo evitare che uno rubi l'altro. E a questo punto allora cosa possiamo dire che rimanga del pensiero politico eh, di Hobbes? Perché si può dire che la sua filosofia abbia assunto un'angosciosa importanza? Perché vediamo, per esempio, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, un aumento dei centri di sovranità in tutto il mondo. E Hobbes ha assolutamente ragione quando dice che la guerra non dipende dalla cattiveria degli uomini, ma dipende dalla mancanza del monopolio di violenza. E fin quando non abbiamo uno Stato universale, fin quando non c'è un monopolio di violenza, la guerra è sempre una attualità presente e angosciante. E contro tutti gli ottimisti che dicono che l'uomo è buono e che la guerra è solo un risultato di cattiva educazione, la grande saggezza di Hobbes consiste nell'insistere sul fatto che la guerra è un risultato di strutture, della struttura della mancanza del monopolio di potere. Fin quando non ci sarà un monopolio di potere a livello internazionale, la guerra rimarrà una parte della condizione umana. E il problema di Hobbes consiste naturalmente di superare questa cosa. Sicuramente Hobbes è ingenuo quando crede che il monopolio di potere sia sufficiente per evitare la guerra. Infatti, Hobbes non può facilmente spiegare perché ci sono guerre civili. Perché mai quando abbiamo già il monopolio di potere arriva una divisione. Io credo che al di là dell'interesse razionale ci vuole qualcosa. Come dei valori comuni. Questo è quello che il liberalismo non ha mai capito. L'interesse nazionale non è sufficiente per avere la fiducia in uno e l'altro di cui ha bisogno la costruzione dello Stato. E perciò io sono convinto che il monopolio del potere sia solo una condizione necessaria per il superamento della guerra civile, non una condizione sufficiente. E la condizione sufficiente porta a quei fattori che formano una cultura, formano i valori di fiducia reciproca quei fattori che il liberalismo non ha mai capito e Hobbes appartiene al liberalismo in quanto anche lui lo Stato ha come ultimo scopo l'interesse nazionale del singolo individuo, però si distingue dal liberalismo in quanto ha una fortissima diffidenza contro la capacità dell'individuo di proseguire il proprio interesse se non c'è un'istituzione che evita la guerra civile monopolizzando l'uso della violenza.